Una Chiesa capace di ascoltare di più, capace di annunciare il Vangelo percorrendo vie nuove e senza scorciatoie, anche se ci vorrà tempo e non tutto all'inizio sarà chiaro. Una Chiesa in uscita, nello stile di corresponsabilità e comunione, che non perda l'occasione di ripensare a un annuncio davvero efficace del Vangelo. Riflessioni del presidente CEI, Cardinal Bassetti, sulla Chiesa italiana, alla riunione di presidenza di oggi, col pensiero all'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco e al prossimo futuro segnato dall'emergenza pandemia. Tempo che chiede attenzione, senza preconcetti né pregiudizi, all'ascolto soprattutto dei più poveri e di chi tiene duro per la sopravvivenza della propria famiglia o azienda o comunità. La prossima assemblea CEI di novembre per eleggere due vicepresidenti, oltre ai presidenti delle commissioni episcopali, potrebbe essere l'occasione di avviare un ripensamento di ruoli e responsabilità, dice Bassetti, per una CEI ancor più a servizio delle chiese locali, lanciando loro il messaggio dell'importanza di rinnovarsi alla luce dei segni dei tempi. E quanto infine alla differenza che il cristiano può fare oggi, sono due le priorità indicate. Suggerire ai giovani scelte di vita ispirate ad un bene più grande di sé e denunciare le politiche che creano o mantengono diseguaglianze ed ingiustizie.